Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore di Londra che mi parla della moglie, di isteria, di stress a livello esagerato, di crisi isteriche. Ha provato tutto di più, però la moglie rimane sempre bloccata in queste sue crisi di isteria e mi scrive testualmente: dottore, le abbiamo provate tutte, siamo andati al nord dell'Inghilterra, al sud, siamo andati anche a New York a specialisti, ma mia moglie continua a partire di testa per un non nulla e a stressare me come marito, ma anche la famiglia. Cosa possiamo fare con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo? Rispondo a questo signore londinese, inglese, e rispondo anche a te che mi ascolti da qualsiasi parte del mondo in cui ti trovi, che purtroppo l'isteria nell'Ottocento era affibbiata soprattutto a donne, però oggi l'isterico è anche l'uomo. Perché? Perché si pensava che fossero soprattutto le donne a perdere la pazienza, la testa e a sbottare, a urlare, a aggredire, a perdere la famosa pazienza. E nell'Ottocento, inizio del Novecento, era normale perché vigeva l'educazione vittoriana, un'educazione rigida per la quale la donna, sia come figlia, era sottoposta ai fratelli maschi o al papà, padre padrone, ma anche da moglie era sottoposta al marito. Per cui molte volte le donne, giustamente, si dicevano, si ripetevano: ma se io sono più intelligente o pari a questo maschio, perché devo stare zitta, perché non posso essere libera, perché non posso vestirmi come voglio, perché non posso uscire, perché non posso fare le cose che fa mio marito, mio padre, mio fratello, bla bla bla. Quindi andavano in tilt. Il subconscio voleva qualcosa, ma c'era nella coscienza che glielo gli creava dei dubbi, che poi è sempre subcosciente il tutto, attenzione a queste cose. Quindi aveva queste crisi isteriche di sbottare, di litigare, di stressare, di stressarsi, eccetera eccetera eccetera. Poi, adesso che la donna, possiamo dire, è messa sullo stesso piano, livello dell'uomo, è rimasta questa parola di isteria, ma se rifletti è dovuto soprattutto sempre al passato negativo che la donna o l'uomo, attenzione, in questo caso parliamo di donne perché questo signore mi ha chiesto della moglie, ha vissuto nel suo passato negativo con il papà, magari con la mamma, figura autoritaria. Quindi quando diventa si diventa adulti e ci si sposa, di fatto, se ti guardi attorno, hai portato la famiglia d'origine nella famiglia attuale. Osservati, magari tu sei tua madre e lei è tuo marito, oppure a parti invertite. Che cosa voglio dire? Che quando i suoi cinque sensi e i sei sensi, diciamola pure, perché non siamo fatti di sei sensi, non di cinque sensi, captano immagini, suoni, atteggiamenti, gusti, sapori, eccetera eccetera, che la riportano inconsciamente a quando era bambina, ecco che scatta l'esaurimento nervoso e si scarica o per gelosia o per possessione o per un altro motivo riconducibile inconscientemente al passato, ad aggredire la figura che magari è il marito e che rappresenta inconsciamente il papà.
benissimo, dottore, lei mi ha spiegato bene tutto, ci siamo, ho avuto un papà cattivo, ho avuto una mamma autoritaria, mi picchiava, mi impediva, mi obbligava, anche se non c'era l'educazione vittoriana, benissimo tutto, ma la soluzione qual è? La soluzione è usare il potere della tua mente con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, anche con un solo audio MP3 DCS dal titolo No Stress, Molto Controllo dei Nervi, oppure No Passato Negativo, metterli tutti e due insieme, ok? E seguire alla lettera le istruzioni molto facili, alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro. Tu elimini le immagini che ci sono qua dentro, che ti riportano al passato negativo, quando vivevi quelle situazioni stressanti che ti hanno portato ad essere isterica o isterico, a cancellarle completamente con delle suggestioni DCS, delle parole DCS uniche al mondo, che provengono direttamente da Los Angeles Beverly Hills, da due grandi artisti dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai, miei maestri, miei mentori, miei associati, miei amici per l'eternità. Io ci ho messo un 30% in queste suggestioni DCS perché mi ipnotizzo H24 da più di 12 anni a certi livelli, anche adesso sono ipnotizzato, anche se a te, a sedicenti esperti di ipnosi, non sembra. Scusami, però una volta ho parlato con un ipnotista, mi ha guardato e dice: no, ma tu non sei ipnotizzato. E invece lo sono. Come lo faccio a capire? Perché cammini tra virgolette sulle acque. Detto ciò, tu, se vuoi veramente passare dal non avere più crisi isteriche, a non partire di testa, a non sentirti male, a non vivere male e a non far stare male i tuoi, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, la tua famiglia, rischiando di rompere la famosa famiglia, sacra famiglia, no? Utilizza l'ipnosi DCS vera professionale, la V maiuscola, unica al mondo, con gli audio MP3 di cui sopra, anche senza fare sessioni online di ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, perché al momento le ho sospese, non ho molto tempo, sono molto impegnato, però ti posso garantire che centinaia e centinaia di persone, anche con un semplice audio MP3 DCS, hanno risolto il loro problema. Tu considera che l'ipnosi vera professionale a V maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958, dalla stessa Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, e lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il Papa polacco, si auto-ipnotizzava per imparare le lingue straniere e ne conosceva più di 12, come ha dichiarato nella sua biografia, un libro così grosso che ti invito ad acquistare e a leggere. E inoltre, se vuoi altre riscontri, se magari non sei tanto esperto di ipnosi, puoi andare anche sulle riviste scientifiche internazionali The Lancet e The Life e vedere i rapporti ipnosi in tutto il mondo e casi studio, magari riguarda anche il tuo caso. Non credere a nessuna parola del sottoscritto. Se vuoi la presenza fisica, puoi andare anche da un professionista dell'ipnosi della tua zona, della tua città, dovunque tu abiti nel mondo, perché non sono minimamente geloso, anche se non usa il metodo DCS unico al mondo, è iniziare. L'importante è che abbia già affrontato casi come il tuo, per non spendere soldi ad minchiam, ok? Perché anche qui esistono i generalisti, gli specialisti, tu devi cercare lo specialista del tuo problema. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, Benessere, Ipnosi, Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita radicalmente e profondamente. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere, Ipnosi, Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, e alla prossima, dottor Claudio Saracino. Ciao.